Ed è stato firmato ieri un accordo tra la Regione e l'ANCI Lombardia, l'Associazione dei Comuni. A spiegare i dettagli dell'accordo erano presenti il presidente dell'ANCI Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'economia, Massimo Garavaglia. Presidente Fontana, oggi un accordo tra ANCI e Regione su due tematiche importanti, Expo e anche welfare. Sì, diciamo che è la sottoscrizione di protocolli che continuano a portare avanti la grande collaborazione e relazione che esiste tra comuni e regione. In questi mesi abbiamo già dimostrato questa volontà di collaborare, abbiamo già svolto tante iniziative, abbiamo già raggiunto tanti accordi. Oggi è un'ennesima tappa in questa direzione. Credo che in questo momento di grande difficoltà si possa andare avanti solo se c'è una grande sinergia fra tutti gli enti locali. Accordo di collaborazione sull'Expo con la presenza dei comuni. Ci sono tante anche iniziative che stanno per partire, esistono delle risorse per la promozione, esistono delle risorse per anche interventi di programmi più ampi, e qui dobbiamo iniziare a sederci intorno a un tavolo e a discutere. I comuni intanto continuano ad avere problemi di bilancio, tra pochi giorni, il 24, scade il termine per pagare la Minimu. Lei ha detto che comunque il 2014 rischia di essere un anno di lacrime e sangue. Perché? Ma guardi, noi domani incontriamo prima i capi a Roma, prima come ANCI, prima i capigruppo del Senato e poi incontreremo i capigruppo della Camera e poi incontreremo il ministro Saccomanni. Noi vogliamo chiarire che non abbiamo più intenzione di far ricadere sulle nostre spalle gli aumenti delle tasse. Il governo finge di ridurre le tasse e le fa aumentare a noi sindaci riducendoci i trasferimenti. Noi non intendiamo accettare questa che è ormai diventata una barzelletta. È una protesta che va avanti da sempre. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita, noi domani diremo al ministro Saccomanni che esistono le risorse degli immobili di categoria D che si prende lo Stato, e diremo che lo Stato non deve più prendersi degli importi relativi ad una imposta che è locale, ci lascia quelli, noi non vogliamo più niente dal governo e siamo amici come prima. Se diranno di sì vorrà dire che hanno una buona volontà, se diranno di no sarà la dimostrazione che loro vogliono nascondersi dietro i sindaci per giustificare le loro incapacità e le loro non volontà di risolvere i problemi. Sempre sulla Minimu, Sindaco, il Comune di Varese ha messo a disposizione i bollettini per facilitare i cittadini, qualche polemica per le code. Le code che si sono create fuori. Le code sono una cosa purtroppo necessaria. Nelle altre città le code sono fuori dai CAF, con la differenza che nei CAF i cittadini fanno la coda e poi pagano. A Varese fanno la coda ma non pagano nulla, se non altro abbiamo messo a disposizione. Poi avessimo più risorse umane oltre che economiche avremmo potuto usare un altro sistema, ma questo è quello che possiamo fare. Assessore Garavaglia, in questo accordo tra ANCI e Regione lei ha illustrato gli aspetti più finanziari, la centrale acquisti, un portale, un osservatorio, ci riassume in sintesi questi provvedimenti? Sì, ma è importantissimo che Regione e ANCI, quindi tutti gli enti locali alla fine, collaborino per fare fronte comune di fronte a un dato che non esce. Mentre le regioni tutte, quindi Sicilia compresa, hanno ridotto di 8 miliardi e 3, i comuni anche loro negli ultimi due anni hanno ridotto di circa 7 miliardi, quindi tra tutti gli enti locali arriviamo quasi a 20 miliardi di riduzione in due anni. Il totale della spesa, tolti gli interessi, aumenta di 12. Tradotto vuol dire che il totale della spesa è aumentato di 32 miliardi. Ora noi ci chiediamo, come fa il governo a pretendere ulteriori tagli agli enti locali quando lui è incapace di ridurre la spesa dei ministeri? Questo accordo serve anche per far sapere alla gente com'è in realtà la faccenda. Occasione anche per dire al governo che bisognerebbe ridurre ancora di più la spesa pubblica, secondo lei in che direzione si sta andando? Ma le faccio un esempio facile. L'agricoltura è tutta competenza delle regioni. Cosa ci sta a fare un ministero con migliaia di persone dentro? La sanità è tutta competenza regionale. Cosa ci sta a fare un ministero con migliaia di persone dentro? I dirigenti dello Stato, i dirigenti ministeriali, negli ultimi due anni, con Monti prima e Letta dopo, hanno aumentato i propri stipendi del 25-30%. Ecco, questo è il problema. Si chiedono sacrifici ai cittadini, gli enti locali aumentano le tasse perché lo Stato taglia e lo Stato al centro continua ad aumentare la spesa.